È successo all'improvviso quando ancora pioveva. Lo vediamo da queste immagini più chiare di mille parole. Questo è l'argine del torrente Bicchieraia lungo il percorso ciclopedonale parallelo a via Beato Angelico. Le piogge insistenti delle ultime ore hanno eroso la base del muro di sponda che è scivolato in basso portandosi via un pezzo di strada. Vigili del fuoco, tecnici del comune e polizia municipale sono subito intervenuti per chiudere la strada ed evitare possibili rischi per i passanti. La via, lo ricordiamo, non è percorribile dalle auto, ma è un percorso molto frequentato dagli amatori delle due ruote, dai pedoni e dai podisti. Di fatto, come osserviamo, il muro d'argine si è sfiancato e ha ostruito in parte il letto del torrente Bicchieraia che scorre lì sotto, riducendo l'ampiezza dell'alveo. Un tratto che mai aveva dato problemi, anche in occasione di eventi piovosi più intensi di quello delle ultime ore. Il carattere torrentizio della Bicchieraia fa registrare frequenti variazioni di portata dell'acqua determinate dalle piogge. Il fosso raccoglie le acque superficiali dalle colline retrostanti e confluisce nel castro in prossimità della cosiddetta parata. Il tratto del muro di sponda, ci hanno spiegato i tecnici presenti, ha ceduto a causa dell'erosione. L'acqua ha scalzato la base del muraglione, che non avendo più sostegno nella parte bassa, è sprofondato. La chiusura della strada è stata quindi indispensabile. Quali saranno i tempi di intervento è ancora difficile poterlo dire. Saranno necessari lavori di consolidamento e magari proprio lì accanto di innalzamento dei parapetti, visto che quelli esistenti sono piuttosto bassi.